Stefano 40, deputato di Articolo 1, che ha condotto una lotta senza pari per quanto riguarda la difesa del no al referendum costituzionale. Ora qui a Genova si stanno svolgendo le consultazioni promosse dall'ARCI, dall'ANPI, soggetti che appunto anche loro hanno sostenuto il no alla campagna referendaria. Com'è possibile fare una sintesi col Partito Democratico? Dunque, intanto siamo appunto nella sede di Articolo 1, oggi è uno dei momenti costitutivi a Genova e Articolo 1 non a caso, perché l'incontro tra amici, compagni, cittadini che arrivano da provenienze diverse è stato anche legato all'appuntamento del referendum costituzionale, che per noi è stato un momento fondativo sia per i contenuti che per il fatto appunto di aver fatto rincontrare tante persone sulla base della nostra Costituzione. Poi noi abbiamo sempre detto che la sinistra che mancava era la sinistra che non era né establishment, quindi assolutamente integrata allo status quo, e neanche però una sinistra velleitaria di protesta che non è utile alla fine ai cittadini. Allora il nostro obiettivo era quello di, partendo dalle nostre idee, ma proponendole in un contesto più ampio, di provare a ricostruire una coalizione di centrosinistra. Ovviamente un centrosinistra derenzizzato, cioè noi riteniamo che il problema non sia il Partito Democratico in quanto tale, ma la deriva che il Partito Democratico ha preso negli ultimi anni. Io del resto sono stato eletto in Parlamento come deputato di SEL in una coalizione che si chiamava Italia Bene Comune, che era fatta da Partito Democratico e SEL e che era il frutto di quella che fu la battaglia degli anni precedenti, anche dei referendum sui beni comuni, sull'acqua, sul contronucleare. Aveva esattamente quell'ispirazione lì. Io credo che noi dobbiamo ritrovare questa ispirazione, dobbiamo proporla in un programma ai genovesi, dobbiamo mettere al centro il civismo della nostra proposta. Giustamente si ricordava che sono ARCI, ANPI, CGL che hanno proposto insieme alla comunità di San Benedetto e altre associazioni che il centro-sinistra si ritrovasse unito sulla base di alcuni contenuti. Noi stiamo a questa sfida e chiediamo a tutti di stare sulla base di questi contenuti e di questa impostazione, e lo chiediamo anche al Partito Democratico. Finora io credo che sia abbastanza positivo il fatto che il PD non abbia anteposto sue candidature, suoi punti programmatici, prendere o lasciare, ma che sia disponibile ad una discussione. Noi questa discussione la faremo nei prossimi giorni e valuteremo i risultati. L'assessore Crivello è un nome che a voi potrebbe stare bene? Noi per il discorso che ho fatto anteponiamo i contenuti e il percorso rispetto alla candidatura. Crivello, come molti altri candidati, ha pregi sicuri, limiti e difetti come chiunque di noi. Se però si porterà avanti un gioco di squadra, quelle che saranno le opportunità che quella candidatura offre saranno valorizzate e tutti i limiti saranno compensati dalla presenza di tante altre persone. Grazie.